Ci siamo! L'ultimo episodio di Yu-Gi-Oh! Arc V, ma non di Legacy of the Duelist. Va bene, direi di cominciare. Quando sarà finito V-Reigns ho già un altro gioco di Yu-Gi-Oh! In programma. Non voglio farlo morire semplicemente con questa serie. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Come detto nell'intro, sarà l'ultimo episodio di Arc V, ma non l'ultimo dell'intero gioco. Manca ancora la saga di Vrains, V-Reigns. Mi è stato detto che non ha trama, o sono solo duelli, non lo so. Comunque sì, lo scoprirò magari nel prossimo episodio. Poi magari una volta finito questo episodio vado a spulciarmi un attimino a vedere quanti duelli sono. Ci siamo, abbiamo risvegliato il malvagio Z-Arc, riunendo Yuya, Yuri, Yugo e Yuto. Perché sei triste, Z-Arc? Dillo un po' allo zio Andrea. Come mai fate quelle facce? Sono io, Z-Arc. Desideravate che tornassi, giusto? Sono tornato per darvi ciò che volete. Un duello brutale come non se ne sono mai visti. Abbiamo contribuito perché si arrivasse a questo punto alla fine di tutto, ma a riparare gli errori si fa sempre in tempo. Io so che possiamo fermare Z-Arc, ma è necessario che lavoriamo insieme. Dimmi che posso contare sul tuo aiuto, Sora. Neanche per sogno! Se però sei tu che aiuti me a neutralizzare Z-Arc, beh, allora ci sto. Pendulum, Ixias, Sincro, Fusione. Con la forza dirompente di ciascuna delle quattro dimensioni riunite in una sola, insieme noi siamo il Re Supremo, Z-Arc! Aster, prenditi una pausa. Adesso lascia fare a me. Sora, stai tranquillo. Riprendiamo il discorso da dove l'hanno lasciato i nostri amici. Ben detto, diamoci dentro, Kite! Avete sprecato il mio tempo e adesso ne pagherete le conseguenze! Yuya è proprio incorreggibile. Non è Yuya, è Z-Arc! È il peggio del peggio! Ha intrappolato Yuya dentro di sé! E va bene, se quel mostro ha preso Yuya, diamogli una lezione e liberiamo il nostro amico. Gong è d'accordo! Devo proprio concedertelo, Jack. Ti sei rivelato il più bravo dei babbei che ho battuto. Detto ciò, finirai al tappeto anche tu. Fai male ad essere preoccupato, perché Shingo sta per salire sul palco e farà faville. Davvero? Beh, fa come vuoi, ma sappi che non ti permetterò di rubarmi la scena. Nessuno può fermarmi. Io conquisterò tutte le dimensioni. Quelle che vi hanno preceduto hanno fallito e fallirete anche voi, idioti! Oh, Lio Akaba! Attenzione, lui è il Chad della situazione. Z-Arc, da quanto tempo? Ah, mi ricordo di te. La tecnologia Arc ha creato molti mostri realistici, è vero. Ma non c'è mai stato mostro più orribile e reale di te! Oh, andiamo. La gente chiedeva duelli sempre più brutali. Io l'ho solo accontentata. La gente non ha mai chiesto tutta questa distruzione! Non posso più cambiare il passato, ormai è troppo tardi. Però posso rimediare ai miei errori. Dici bene, padre, ma non devi farlo da solo. Yeah, let's go! Imperatore psichico! Le carte psico, già non giocavo più quando uscirono. Oh no, forse c'era. Giocavo il deck no, il deck zombie, il deck veleno. Quale deck giocavo? Giocavo un deck strano, non mi ricordo. Era con i serpenti? Ma le psichico forse uscirono poco dopo. Mi sa di sì. Però smisi di giocare nel 2007-2008 più o meno. Però l'anime ancora lo seguivo. Wow, attenzione! Ehi, già comincia! Ma no, ma dai! Ma partivo malissimo! Ah, ok. Devo capire ora cosa ha fatto. Guarda, lo faccio giusto perché voglio capire come funziona sto deck, dai. L'avrei già giocato, ma. Attivo l'effetto di Sapiente Galileo dopo aver attivato contratto oscuro con il Re delle Paludi. Eccola qua. Facciamo la catena. Torna in mano. Ok. Ora lui è al cimitero. Attivo l'effetto. E evoco. Ma guarda, entrambi hanno effetti particolari, sia Genghis Re delle Fiamme che Arco Re dell'Oracolo. Però evocherei lei. Vediamo un po' come funziona. Allora, abbiamo al cimitero Sapiente Galileo e anche Copernicus. Sì, mando quelle due, uso. Tanto quella stava al cimitero. Volevo un attimino capire come funzionava, ma tanto non mi serviva molto l'effetto.
Bene. Ovviamente la metto in attacco. Sto duello mi sa che non sarà facile neanche per sbaglio. Posiziono Pendulum di Fiero Orco e anche Sapiente Newton, sempre nella zona Pendulum. A questo punto vado in attacco. Ok, distrutta. E potrebbe metterla nella zona Pendulum, ma non l'ha fatto. Cavolo, poi ha carte che non ho mai visto. Ok, evoca Pendulum. Evocherà il cerchio, no? L'anello, non credo. Ah sì, lo rievoca? Ah! Ma a parte che se fa l'evocazione della fusione, cioè, qua c'è scritto che l'attacco è zero. Pendulum, grappolo del tempo. Ok, gioco buco trappola senza fine. E attivo l'effetto di contratto oscuro. Tac, rievoco lei. Non ho altro né in mano né in campo. Poi vengono bandite. Quindi figurati. Sì, pagare 1000 life point ogni turno è un po' la fregatura. Però qualsiasi effetto che mi infligge danno in realtà mi fa guadagnare life point con lei in campo. Quindi è meglio. E dico lei perché è palesemente una donna cavaliere. A meno che non sei Gwendoline e hai questo corpo, certo. Può essere tutto. Inoltre, questo Fiero Orco mi fa guadagnare 500 punti di attacco per il mostro di Dico in campo. Vai. Oh, allora. È una cosa buona e giusta utilizzare l'effetto di Fiero Orco. Però, aspetta! Qualsiasi effetto che sta per infliggerti danno ti fa invece guadagnare attacco. Strano. Ma non ho attivato l'effetto? Beh, questo è l'effetto. Ah, forse Pendulum non funziona? Non lo so. Comunque, attacchiamo direttamente. Meno 3003. Vai. Con lei in campo e buco trappola senza fine. Sto tranquillissimo. Ok, chi è? Vediamo. Un'altra volta l'anello? No. E invece sì, mi sa, un'altra volta l'anello. Boh. Lo saprà lui. Ok, se annulla non li guadagno. Poi. Chi è questo? Ululato notturno? Ah sì. Vabbè, evoco l'ululato notturno. Non ho nessun mostro al cimitero, però. Ah. Proprio lui? Quanto mi intrigherebbe lui. No. Devo restare col mio piano. Attacchiamo diretto. E finisco. Sì, magari ora mi attacca, prendo danno, ma i danni che... Ah no, quello è l'effetto. Giusto l'effetto. Vabbè, mi è stato un attimo eccitato per nulla. Ho vinto? Ma no! Ma io chissà che mi pensavo che faceva. Dico, mo qua fa il casinaro, invece no, attacco e vinco. Molto strano sto duello. Vabbè. Ziarca, che ti succede? Dici che Yuji Sakaki ti ha ispirato perché ha scoperto l'evocazione Pendulum, cosa che non ha fatto. Non ho capito. Che dici? Yuji Sakaki non ha scoperto niente. Per tua informazione, sono stato io a dare vita all'evocazione Pendulum. Dopo essere stato sconfitto da Rei, capì che mi serviva una tecnica più potente per avere la mia rivincita. Ed è esattamente quello che ho fatto. Nel frattempo, Riley sentì una voce strana ma familiare. Ehi, sei davvero tu? Rei, giusto? Come hai fatto a fermare Ziark con solo 4 carte? Ci sono riuscita perché in quelle 4 carte erano racchiuse tutte le energie dell'universo. Con quelle carte fermai Ziark, che dividendolo tra le dimensioni. Vabbè, scritta malissimo, però. Ma qualcuno che faccia un check dell'italiano? Fermare Ziark e toglierlo di mezzo non è lo stesso. Sapevo che un giorno o l'altro sarebbe tornato più forte di prima. Ed è tornato, grazie al potere del Pendulum. Sbrighiamoci, dobbiamo fermare Ziark prima che sia troppo tardi. Ziark si prepara a infliggere il colpo finale a Declan, che ha vinto. È stato bello, ma tutte le cose belle finiscono. Non necessariamente. Declan! Riley, che cosa pensi di fare? Non sono Riley, sono io. Ma che sta succedendo? Ma, vabbè, io devo rileggerlo per capirlo bene. Rei,
No! Ti ho già fermato in passato. E indovina un po', Zi Ark, ti fermerò anche stavolta. Come le due facce di un pendolo oscillante, se esiste il male, deve esistere anche il bene. Quindi se c'è Zi Ark, ci deve essere anche Yuya. Yuya, allontanati da Zi Ark! Silenzio! Yuya non esiste! Zuzu! Da anni aspetto l'occasione per vendicarmi, e nulla potrà impedirmi di raggiungere la vittoria finale! No, Zi Ark, te lo impedirò! Nessuno sorriderà più. Yuya, di fronte alle difficoltà rispondi con un sorriso. Ti darà la forza per continuare ad andare avanti. Sì, è vero. È il tuo momento, Riley, concludi il duello! Io imprigionerò Zi Ark per sempre! No! Ok, ultima chance, penultimo duello! Anche se Zi Ark fu battuto, non fu definitivamente sconfitto. Sarebbe ritornato per portare nuovamente il caos, a meno che... Dopo aver espulso lo spirito di Rei dal suo corpo, Riley ha assorbito lo spirito di Zi Ark per imprigionarlo. E finalmente, Yuya si è liberato dal controllo di Zi Ark. Da quando è tornata non ha mai sorriso una volta. Evidentemente le tenebre di Zi Ark la privano anche del più fugace momento di gioia. Sì, e le tenebre di Zi Ark aumentano. Lui tornerà a minacciare il mondo. Ci sarà pure qualcosa che possiamo fare, c'è sempre una soluzione! Non noi, tu! Vuoi dire che dipende tutto da me? Sì, Yuya, il destino del mondo è esclusivamente nelle tue mani. La nostra unica missione è far sorridere Riley. Far sorridere Riley? Se Zi Ark sta offuscando il cuore di Riley, l'unico modo per fermarlo è che Riley trovi di nuovo la felicità. E secondo me ci riusciremo solo con i migliori duelli di intrattenimento. I migliori duelli di intrattenimento? Combatterai un ultimo duello, la tua ultima chance per intrattenere e far sorridere Riley. Se ci riesci, passerai alla divisione professionisti. In caso contrario, non potrai duellare mai più. Abbandonare i duelli. La posta in gioco è troppo alta per tirarmi indietro. Coraggio, Declan, dimmi chi devo affrontare. L'unico degno di ricoprire un tale ruolo. Yuya farà la prova per la divisione professionista. E il suo avversario. Sono proprio io! Ricorda, Yuya, per superare il test, non solo devi vincere il duello, ma devi anche far sorridere Riley. D'accordo, inizia lo spettacolo! Oddio, la papera sonica! Quanto tempo che non la vedevo! Nice. Ok, secondo, dai. Devo vincere. Dai che è andata bene. Ho la polimer in mano. Posso iniziare bene. Contratto oscuro con il portale. Ti prendi qualche migliaio di life sì, grande ogni standby phase. Diddy Fantasma, Diddy Kong. Allora, abbiamo artista amico occhi diversi synchron. Bello. Non posso ancora fare la polimer. Drago Fantasma occhi diversi. Mettiamolo nella zona. No, mettiamo allora pendulum. Ci mettiamo occhi diversi. Il classico occhi diversi. E anche il arc occhi diversi nella zona pendulum. Il arc, giustamente. Evochiamo Pendulum. Evochiamo Drago Fantasma, occhi diversi, Pendulum. Ma ho l'incantatore. Perché non posso farlo con la fusione, allora? Non ho il mostro fusione? Ho ribellione, alla sincro. Ah, ho il veleno. Ecco perché ora è chiaro. E evoco anche... No, evoco. Aspetta, fermati. No, è interessante l'effetto, ma non è il caso. Attacco allora. Aia. Aggiungi un mostro pendulum dalla mano. Di un certo livello o inferiore. Vuoi attivare l'effetto della carta? Sì, quale carta? Scusami. Ah, questa. Oh, aspetta. Non l'avevo vista questa. Ah, sì, l'attivo. L'attivo la evoco anche. Stai scherzando? Non viene distrutto l'avversario, ma i danni li prende comunque. Ok, questo non l'avevo letta. Però attiviamolo. È tremendo, sto affare è tremendo, ragazzi. Ragazzi, 1007, primo turno. Cavolo, occhi diversi ci voleva, eh. Sono... è un bel effetto il fantasma. Vuoi attivare l'effetto? No, non è il caso. Vediamo come va sto turno.
cavoli, se rimaneva con solo 1000 life point era fatta. Ma veramente mi basta resistere questo turno? A meno che... Sì, si attiva l'effetto di pendulum, riduco a zero il danno che subisco. L'effetto di pendulum arc, posso evocare un occhio diversi. Evoco un altro pendulum, un altro drago pendulum in attacco. Che gli fa? È bello. È bello da vedere in campo, lo voglio vedere in campo, voglio vedere questa animazione bellissima. E godiamocelo. Ora! Basterebbe un attacco. Va bene, sì, evoca chi cavolo ti pare. Questa che fa? Non dirmi che fa la provata, eh. Evoco artista amico occhi diversi, synchron. E gioco polimerizzazione. Fondo. Il drago pendulum occhi diversi e l'artista amico per evocare drago fusione veleno affamato. E lui, amico mio, può prendere l'attacco di un mostro dell'avversario che è stato evocato specialmente. Il duello si conclude qui. Dato che entrambi i mostri sono da fusione, sono evocati specialmente tramite questa carta qui. Mettiamolo qui. Attiviamo... Oh, che bello. Attiviamo ovviamente il suo effetto, certo. E attacchiamo. Non puoi fare nulla. Dopo un duello di intrattenimento che verrà ricordato per sempre, perché l'ho distrutto, la folla esplose in scroscianti applausi. E tra gli applausi risuonò una voce. Riley! Ehi, gente, sentite, Riley sta ridendo! In quanto vincitore del duello, Yuya Sakaki ebbe accesso alla divisione professionisti. Sapevo che saresti riuscito a farcela, Yuya. Dovevi solo ricordare che i duelli di intrattenimento fanno sorridere solo se sei tu il primo a farlo. Riley sta ridendo. La perfidia di Ziark è stata sconfitta. Yuya! Zuzu! Sapevo che avresti salvato il mondo. Non potevi proprio farne a meno. Tu mi conosci, sai come sono fatto, Zuzu? Sì, lo so. Lo so. Ma ora gli amichetti di Yuya? Oh, eccolo! La fine, la fine! Oh, che bellezza! Yuya raggiunse il suo obiettivo di diventare un duellante professionista, ma lo aspettava un altro duello. Ascolta, figliolo. Ricorda che il tuo viaggio è soltanto all'inizio. Accidenti, mi prendi in giro? Avanti, Yuya! Per diventare un professionista dovrai affrontare i prossimi duelli come nuovi ostacoli da superare. Sei pronto a portare duelli di intrattenimento a un livello superiore? Sai che lo farò. Tu mi hai insegnato un sacco di cose, papà, e dovrai continuare a farlo ancora. È il momento di entrare in azione! Ok. Evoca già pendulo. Mamma mia, chi evoca di già? Ok, lei. Ah, per fare... Non poteva fare un'evocazione normale, vabbè, saprà lui. Gioco arte avanzata del rituale. Ecco lui. E questo qui, via. In attacco ovviamente, così. Poi mettiamo. Vuoi attivare l'effetto di gravità? Sì, assolutamente sì. Poi mettiamo pendulum, Noble Drago. Mettiamo anche Ah! Direttamente pensavo alla fine del turno. Vabbè, metto arco occhi diversi e pendulum normale qua. Evocazione pendulum. Drago occhi diversi. Ragazzi, sta mano è molto molto buona. Molto molto buona. Qua. Allora, con lui attacchiamo ovviamente la carta lì che è in difesa perché si attiva il suo effetto.
gli infliggiamo metà dell'attacco originale del mostro distrutto, che sono 800 life point. Sono 800, è 800 di attacco, quindi 400 life points, e termina il turno. No, l'effetto di pendulum no, rimane qui fermo. Oh, lei, mi sono confuso, pensavo che alla fine del turno venisse distrutta, o la standby phase, non mi ricordo perché pensavo così. Vabbè, mi torno in mano, porca pacca. Va bene, non è del tutto perduta. Evocazione pendulum, evochiamo Drago Sciabola occhi diversi. E ho finito, ho vinto. Wow. Secondo duello praticamente veloce. Ok, attacchiamo. Magari si annulla l'effetto, ma almeno prende comunque danno. E attacco diretto e ho vinto. Buono. Ho vinto velocemente, pure più veloce di me in certe situazioni. Yu e i suoi amici continuarono il loro viaggio duellando per intrattenere il pubblico. Ma questa è un'altra storia. Finisce così velocemente. Nella saga di 5 Days ci ha messo le ore per narrarmi le ultime avventure di Yusei Fudo. Qua Yu e i suoi amici viaggiarono per il mondo. Fine. Allora, andiamo un attimo su Brains. Il mio nome è Playmaker. Iniziamo malissimo, sinceramente. Mi sembra che siano 28 duelli Brains. Vabbè. Oh, devo dire che fino ad ora è stata forse la saga che mi è piaciuta di più. I Pendulum sono dei mostri facilissimi alla fine da giocare se capisci le regole. Io non le ho capite, si è visto chiaramente durante gli episodi. Beh, mi è piaciuto molto, dai. Zexal anche non è male. Non è male davvero Zexal, però Arc V per il momento è la più carina, mi piace più di tutte. Questa è un'altra faccenda perché c'è il manga che trattava anche altri giochi, insomma. Oh, ad ogni modo, amici miei, per questo video è tutto. Nel prossimo video inizieremo V-Reigns, e quando sarà finito V-Reigns ho già un altro gioco di Yu-Gi-Oh! In programma. Non voglio farlo morire semplicemente con questa serie. Ad ogni modo, in descrizione trovate anche i link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti al canale magari fateci un pensierino, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!